ero bambina, le donne della mia famiglia estesa rimanevano dietro le mura delle proprie case. Ora tutte viaggiamo in città o all'estero. Quando ero bambina, le donne della mia famiglia estesa si coprivano con il burqa, il velo che copre dalla testa ai piedi. Quando si facevano visita in occasione di matrimoni o funerali, le sole due occasioni in cui potevano uscire di casa. Ora, la gran maggioranza delle donne si limita alla dupat o al chador ed è libera di uscire di casa. Quando ero bambina, nessuna ragazza nella mia famiglia estesa poteva sposarsi se non era disponibile un cugino, per paura che pezzi di proprietà uscissero dalla famiglia. Nessuna poteva sposarsi fuori dalla famiglia. Quando ero bambina, il cugino inevitabilmente prendeva una seconda moglie. Oggi le ragazze non si aspettano che il marito si risposi. Ciò che era norma è diventato eccezione. Quando ero bambina, le donne non erano istruite. Io sono stata la prima ragazza della mia famiglia ad andare all'università e a studiare all'estero. Ho visto numerosi cambiamenti nel corso della mia vita, ma spero di vederne ancora molti. Dalla filosofa Simone de Beauvoir, e in poche parole ci vuole far capire che le donne devono ovviamente emanciparsi e soprattutto non devono essere sempre relegate alla sfera domestica. E questa importante figura nell'istituzione per la filosofia non la potevamo ovviamente escludere e quindi abbiamo deciso un brano. Liberare la donna significa rifiutare di chiuderla nei rapporti che ha con l'uomo, ma non negare tali rapporti. Se essa si pone per sé, continuerà ugualmente ad esistere anche per lui, riconoscendosi reciprocamente come soggetto, ognuno tuttavia rimarrà per l'altro un altro. Ha coordinato questa iniziativa che, come ha detto Manuela prima, si tiene oramai da 10 anni. Come Comune di Cremona porto i saluti del sindaco e di tutta la giunta comunale e anche appunto di Cristina Pugnoli, consigliera